Ciao a tutti da Sanni, come vedete sono ancora qui, sono ancora viva. Ho passato una settimana terribile, purtroppo, però finalmente sto un po' meglio, anche se ho paura di avere un'infiammazione al trigemino e speriamo di no, me lo auguro proprio di no perché non è il massimo. Però è tutto da vedere, ecco, non me la sento ancora di fare le analisi, vediamo un attimino. Del dente sto un po' meglio, però devo tornare dal dentista. È tantissimo che sto a casa, praticamente io devo stare attenta comunque alle correnti caldo-fredde e quindi sono andata pochissimo in terrazza, devo aspettare il tempo migliori per andare fuori. Perché non devo prendere freddo qui e qui, perché il trigemino sarebbe questa parte qui. Io non devo assolutamente prendere freddo. Adesso mi sono truccata un pochino oggi, anche se mi sono messa un po' il fondotinta un po' troppo chiaro. E ora vi faccio un po' vedere come sto. Generale. Mi sono messa, vabbè, questa maglia, così. Scusate, c'è una camera tutta buttata all'aria, non ho avuto tempo di rifare niente perché poi ho dovuto. Adesso tutte le mattine devo innanzitutto prima lavarmi le mani e il viso, poi devo farmi la camomilla, devo detergere gli occhi con la camomilla, stare un attimino 3 ore con. Perché ho un'infiammazione anche agli occhi, poi devo detergermi tutto il viso di camomilla, poi devo di nuovo rilavarmi, poi vabbè mi sono un po' truccata per fare il video, quindi non ho avuto molto tempo, vabbè ho fatto colazione eccetera, quindi non ho avuto molto tempo per rifare la camera, scusate, poi ho voluto subito filmare stamattina, se no dopo non c'è luce, capito, la sera, insomma preferisco farlo la mattina. Per cui non guardate un po' che ho la camera buttata all'aria. Allora, oggi parliamo di lotta per la salute con Sanni. Allora, innanzitutto, cosa vuol dire lotta per la salute? Allora, la miglior medicina, parlando appunto, siccome sono stata male, ho avuto i miei 5 minuti in cui urlavo la notte, parevo matta. Cioè, ho avuto veramente paura di avere tutte le malattie di questo mondo, purtroppo. E quindi la miglior medicina, però, ragazzi, per la salute è la qualità della vita. Sanni, che vita fa? Allora, Sanni, è una donna separata. E allora ve lo dico subito, essere separati senza un compagno, ahimè, che ci coccoli, che ci ami e poi vabbè, per fare anche l'intimità, non è il massimo, non è il massimo della qualità della vita, tanto si sa. Il massimo della vita sarebbe un compagno che ci ami per tutta la vita, eccetera. E poi vabbè, avere un lavoro, ma non tanto. Fondamentale il lavoro perché magari c'è bisogno di vedere che lavoro, se è un lavoro che viene pagato pochissimo è meglio stare a casa, poi specie per noi donne. Quindi fondamentale è avere partner, anche se non siamo giovanissimi, che vuol dire? Anzi, secondo me sopravvivono più le ragazze giovani sole che le donne della mia età. Le donne della mia età bisognerebbe fossero accompagnate. Non abbiamo il partner e quindi non si può considerare la qualità della vita al massimo, secondo me. Però cosa facciamo allora noi poveri single? Questo vale anche per voi single, voi maschietti, ce n'è tanti, no? Che conosco. Siete single come me, o separati o no, comunque non avete un compagno o una compagna. Ahimè, cosa facciamo? Dobbiamo sopravvivere, ok? Dobbiamo trovare il nostro punto di salute. Innanzitutto, come facciamo allora per risorgere senza un compagno? Allora, innanzitutto, non dobbiamo cercarlo con il lanternino, secondo me. Dobbiamo pensare
ai nostri familiari intanto che abbiamo accanto, perché non siamo proprio soli soli. Io, per esempio, ho due figli, penso innanzitutto, parto da loro, parto appunto da me, dai miei genitori, eccetera, dalla mia salute, e poi piano piano penso una cosa, che il miglior modo, se si dovesse incontrare il nostro amore, sarebbe essere sani, essere felici e testimoniare una qualità di vita bella. Nel senso, io faccio vedere agli altri che vivo in modo sano, vivo in modo felice, e probabilmente questa felicità poi l'attacco agli altri e finalmente troverò anche la mia anima gemella, come si può dire. Vabbè, speriamo. Allora, innanzitutto essere ottimisti, e io non lo sono molto, voi lo siete, io insomma. Io il bicchiere mezzo pieno, mezzo vuoto lo vedo mezzo pieno, questo è vero. Sicché vuol dire che sono abbastanza ottimista, però non tantissimo, tantissimo. Cioè, perché lo vedo mezzo pieno, non tutto pieno. Nel senso, se è mezzo pieno, non riesco a vederlo pieno. Non lo vedo mezzo vuoto, però lo vedo mezzo pieno. Cosa fare allora? Pensiamo a noi stessi anche. E non egoismo, ragazzi, non egoismo, perché io delle volte penso più agli altri, non penso a me. Però non va bene, perché uno deve partire da pensare alla nostra, se io devo partire alla mia di salute, perché se non ce l'ho io, poi non ce l'hanno, cioè come fo io se, ma più che salute fisica, perché quella o ce la dà Dio o non ce la dà, ma salute anche mentale, perché se io mi butto giù, poi non posso tirare sugli altri. Invece, se io amo gli altri, devo amare anche me stessa, per poi dare la mia allegria, la mia salute agli altri. E oggi più che mai voglio lottare per questo. E guardiamo un po' la nostra salute. Allora, innanzitutto, abbiamo visto che adesso è primavera. Cosa c'è di meglio di seminare fiori, i fiori nel nostro balcone? Adesso vi faccio vedere i semi che ho comprato. Allora, guardate un po', i sunflower. Sunflower, i famosi girasoli, perché sunflower vorrebbe dire praticamente fiore di girasole, se si vuole. Quindi queste, se vengano belli, ve li farò vedere via via. E saranno la nostra mascotte, la mascotte del mio canale, girasoli, tutti colorati, guardate carini. Dovranno essere rossi, gialli. E poi ho comprato, però ancora non li ho seminati, ho comprato le margherite, che sono di quelle grandi, anche queste carine, tutte colorate. Mi piacciono le margherite, fanno molto prato di giardino. Poi ho comprato la celosia, che è una pianta tutta pelosa, è carina, viene, so, sui 15-20 centimetri, e poi sì, c'è questi spenacchi pelosetti, deve essere carina. Allora, ancora non ho seminato né la celosia né le margherite, però ho seminato girasoli. E dopo circa 7-8 giorni mi sono nata. Adesso vi faccio vedere i cucciolini meravigliosi che sono, che appunto diventeranno la nostra mascotte. Ecco, questo è un, vedete, questo qui è il girasole che è nato. Vedete che è un cucciolino, è un piccolo germoglino, guardate. C'ha ancora il capino con il seme, che non so quanti giorni sta con quel seme sulla testa. C'ha il cappellino e poi vedete, questo qui è il suo gambino. Ecco, questo è un girasole nato da un paio di giorni. E poi ne ho un altro, guardiamo se ve lo inquadro. Eccolo qui, questo è un altro, vedete? Qui c'è anche lui, c'è ancora il cappuccio sulla testa, il seme, adesso si dovrà liberare dal seme e vi farò vedere via via
la crescita di questi girasoli. Devono diventare altissimi, 50, 60, 70 centimetri, tutti colorati, avete visto? Erano quei fiori che io ho seminato, ve l'ho fatti vedere, e dovranno diventare in quella maniera, gialli, arancioni, rossi, speriamo. Questo non lo so, vedo che ha un seme chiaro, verrà giallo, non lo so, vediamo. E poi ce n'è un terzo, eccolo, aspettate, no, queste sono altre piante, aspettate, ecco qui, aspettate, beh, vabbè, non mi riesce ad inquadrarlo, vabbè, ce n'è un altro, più piccolo, vabbè, comunque, eccolo, dovrebbe essere questo qui, ecco. Questo è ancora sotto la terra, comunque è un terzo girasole e poi ce ne sono degli altri che via via vi farò vedere. Ok? La piramide alimentare si basa, lo sapete, sulla quantità dei cibi da assumere giorno per giorno e cioè vengono distribuiti su vari livelli. Allora, all'ultimo livello, cioè quello più importante, che il ripiano, diciamo, più grande della piramide è la frutta e la verdura, vale a dire che bisogna consumare tantissima frutta e verdura più di tutti gli altri alimenti. Cosa assume Sanni di frutta? Allora, io adesso in questi giorni prendo tante banane, ma sono un po' troppo zuccherine, non mi fanno tanto bene. E poi però di importante prendo anche succo di arancia e di limone insieme, che è una bella fonte di vitamina C, che mi ha fatto molto bene e che mi ha fatto passare la febbre. Purtroppo ancora il sapore metallico in bocca e non lo so se sono stata un po' intossicata da tutti i medicinali. Oppure la medicazione del dentista, insomma, ora comunque dovrò tornare anche dal dentista, aspettando comunque la visita del dentista, ci facciamo un buon succo di limone e arancia, mi raccomando, anche voi mangiate tanta frutta e verdura, lo sapete, sempre meglio cruda che lessa o cotta, la verdura, vabbè, ora intendo, anche una bella carotina, ve la sgranocchiate, va bene? Adesso a suon di musica ci facciamo il nostro succo. Thank you.
ballate con me, su! Ciao, 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 danzante!